Bentornati nell'Orto Entelechia. Oggi voglio agire qua. Allora, qui abbiamo fagiolini. Qui abbiamo fagiolini disgravati. Validità fino al 2023. Molto bene. Fagiolini Blue Lake, fagiolini Bobis al grano bianco. Vedo già che avrei bisogno di un contenitore più grande. Super Marconi. E Meraviglia di Venezia a grano nero. Questo è il mix di fagiolini, tra virgolette, sentinella. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo al 4 di aprile, inizia la luna crescente del mese di Forbea, per fare un riferimento autocelebrativo all'orto, al lunario dell'Orto Entelechia, e il tempo è pazzerello ancora, per cui bisogna vedere effettivamente come andranno, cioè il fagiolino non è che sguazza bene nel freddo, anzi. Però, visto che io ho dei semi antichi a cui tengo molto, preferisco cominciare con questi, che sono semi comperi, non da disdegnare per carità, anzi, però di questi ne ho tantissimi, di quelli a cui tengo molto ne ho pochi, allora parto con questi qui come sentinella per vedere un po' come va il tempo e successivamente, qua verso la metà di aprile. Aprile inoltrato, incominceremo con le semine dei fagioli veri. Questi qui sono i peperoncini che voglio utilizzare per cercare di frenare l'effetto dei topazzi, visto che il punto in cui voglio andare a seminarli è molto pieno di topi e il fagiolino è un ottimo alimento per topi. Con questo peperoncino spero di demotivarli. Per cui io comincerei con una cosa di questo tipo. Con questo tubo vorrei aiutarmi alla semina. E visto che il solco in pratica l'ho prodotto a ridosso della rete, da qui faccio molta fatica ad arrivarci, ma con un bel tubo, tac, lo raggiungo molto bene, potrei inserirci semi e peperoncino, magari facendo una cosa alla volta, magari cominciando dai semi, come se fosse semplice riuscire a gestire il tutto. Allora, non gliene voglio mettere né troppi né pochi, ne voglio mettere una buona quantità, sapendo di poter abbondare, distribuiti a delle sorte di postarelle lungo la fila, non so se si vedono. 1, 2, 3, 4. Già prevedo che mi avanzerà un sacco di seme e il fatto di seminare relativamente così tanto seme
mi è utile sia perché ho il sospetto che questi fagioli non abbiano più una grande germinabilità, un grande tasso di germinabilità. Già l'anno scorso non erano il massimo, devo dire. Quindi un po' li semino abbondanti per garantirmi un buon tasso di germinabilità. Un po' li semino abbondanti perché se i topazzi decidono di scassare i fagioli nel solco, come dire, ci sarà la possibilità di. Ci saranno più probabilità che qualcosa si salvi e in tutto questo, come dire, la legge dei grandi numeri ci è in aiuto. Quindi un po' non nasceranno perché il seme non è più granché, ma già in partenza non era molto granché. Un po' non nasceranno perché i topi probabilmente verranno a fare festa. E un po', boh, un po' se li potrebbero mangiare gli uccellacci o chi per essi. Quindi in questo caso meglio abbondare per seguire al meglio la possibilità di arrivare ad aver comunque qualcosa di nato. Poi tanto la rete è abbondante, è ampia. Mal che vada, qualora dovessero crescere in massa, avrebbero modo di arrampicarsi su tutta la rete e poi dopo potrebbero anche arrivare alla vigna che è al di sopra. Quindi ecco, il concept è un po' questo. E devo, no, devo, voglio, mi sento a questo punto di, a onore del vero, dire una cosa, che non è che mi aspetto, ma non mi stupirei se succedesse. Due punti. Quella che sto facendo adesso è una semina senza pretese, veramente libera da qualunque tipo di aspettative, senza troppa apprensione, senza nessun tipo di eccesso di premura. Mentre per la semina che verrà in seguito non posso dire lo stesso, non posso certo dire lo stesso perché per la semina che verrà in seguito io ho una discreta premura, io sento una discreta preferenza nei confronti della prossima semina, cioè quella della popolazione evolutiva di fagioli, tra virgolette, veri, fagioli antichi, per così dire. E per l'esperienza pregressa posso dire che fare una semina senza aspettative come questa è in genere un ottimo modo per poter avere successo. Cioè, non escludo la possibilità che alla fine, nonostante la precocità della semina, nonostante il seme che non è dei migliori, nonostante tutto ciò che mi fa dire preferisco l'altro esperimento, ecco, nonostante tutto, non mi stupirei minimamente se alla fine della fiera questa semina andasse meglio dell'altra. Ovviamente sarà interessante tentare di imprimere altrettanta tranquillità nelle prossime semine di fagioli. Però ecco, una cosa che ho osservato è questa: quando si riesce veramente a fare un gesto senza pensare al risultato, ma praticamente per il puro piacere del gesto stesso, sovente è come se si permettesse al flusso di avere campo libero di azione. E quindi è un promemoria che faccio per me stesso, ma anche per te che stai guardando. Lo faccio per tutti e due, o per tutti e tre, a seconda dei casi.
Con questa semina si sta ufficialmente entrando nel glorioso pattern numero 3. E con questa frase faccio riferimento a quanto illustrato l'anno scorso nelle serate dell'evento online Dall'orto all'agroforesta. Ebbene, per comprendere al meglio il concetto di pattern 3, io suggerisco a chi non li avesse già visti, suggerisco di andare nella sezione playlist del canale Super Tranquillo, trovare la playlist intitolata Dall'orto all'agroforesta e arrivare alle puntate, mi sembra 7 e 8, che erano successione di pattern 1 e 2, nella puntata numero 7, se ben ricordo, Maggese e pattern 3 nella puntata numero 8. Ebbene, in questa semina devo dire che ho appena scoperto di poter confidare su questo bambù che mi autoregge il tubo. Molto carino questo sistema, scoperto solo alla fine della fila. Per la rubrica diventare sapiens poco alla volta. O a volte pochissimo alla volta. E se vogliamo, questa è una consociazione tra fagiolo e grano, in qualche modo, perché qui abbiamo la fila con tutte le nostre parcelle di riproduzione dei grani. La grande domanda è come si troveranno insieme grani e fagioli. Spero bene, spero che i grani sapranno mantenere il loro spazio senza imbruttire i fagioli e viceversa. Spero che i fagioli sappiano trovare la loro strada senza ammorbare i grani. Ok, ora è il turno del peperoncino. Ecco qui già la pilosa che viene a supervisionare, una supervisione rapidissima che ci testimonia forse il fatto di aver fatto un buon lavoro. Ok, allora, prima di poter proseguire con il peperoncino, io direi di dare fondo ai nostri sacchetti di semi. Ma c'era un botto. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Diamo fondo ai semi. Li rimiscugliamo al meglio delle nostre possibilità senza farli cadere, possibilmente. E poi li incominciamo a ridistribuire. Le varie scatole. Facciamo che questo lavoro velocizziamolo un attimo. Eccolo qua. Il miscuglio è a posto. A questo punto, peperoncino. Allora, intanto mi metto con il vento non proprio addosso e poi qui lo so che dovrei usare dei guanti, ma non ho sbatta.
Madonna. Ecco, questa cosa sconsiglio di farla a casa per chi fosse, come me, particolarmente sensibile nelle mucose. Sconsiglio vivamente di farlo perché il rischio di tosse convulsa, di irritazioni agli occhi, alle vie respiratorie, molto alto. Sto cercando di tenere il respiro al minimo dopo aver fatto questa operazione importante, non toccarsi gli occhi per almeno 3 settimane. Chissà se nasceranno dei peperoncini. Madonna. Speriamo che questo basti, perché non vorrei sprecare, tra virgolette, tutto il peperoncino. Allora, nella mia testa era molto più polveroso, era molto più omogeneo. Madonna, Madonna. Vabbè, cominciamo con un po'. Cominciamo con un po'. Senza troppe pretese. Brevissimo mi mangerò una foglia di alloro per stemperare un attimo la capsaicina. Che subito tende a farmi starnutire. Un po' di anni fa ero un drago nell'assunzione dozzinale di peperoncino. Facevo degli oli al peperoncino che erano delle bombe e andavo così tanto fiero. Mi mangiavo cucchiaiate di patè di habanero chocolate su pane di grano saraceno con una gioia e un senso di onnipotenza rara. Poi ad un tratto ho incominciato a sviluppare, credo, una sorta di semi-intolleranza. Tant'è che quando lo mangio mi fa star male a livello di intestino. E respirarlo un po' mi fa tossire, mi fa starnuticchiare. Soprattutto una varietà in particolare, l'habanero orange, mi chiude proprio la gola. Infatti ho smesso di coltivarlo perché ho detto no, Ciccetto, preferisco perderti per strada. Ed è molto interessante questa semina di peperoncino insieme al fagiolino. Diciamo che lo stimolo definitivo per fare questa cosa me l'ha data il buon Davide, amico e partecipante all'evento Sovranità Sementiera. Ha raccontato che con il sistema del peperoncino, spruzzato con l'acqua al margine delle coltivazioni, riesce a tenere lontani i cinghiali. E mi sono detto, beh, se funziona con i cinghiali, perché non dovrebbe funzionare anche con i topi? Che in fondo, che cosa sono i topi se non dei piccoli cinghiali? Vabbè, non proprio, però, se vogliamo, stiamo sempre parlando di bestiame. Ecco che arriva la tipica goccia al naso da peperoncino. Ecco
che gradualmente i dosaggi diminuiscono sensibilmente per permettermi di arrivare alla fine della fila, ma tanto so che non ci arriverò. È interessante il modo in cui il corpo, di fronte a un eccesso di peperoncino, abbia sviluppato forse una reazione che simboleggia la volontà di una grande pausa. Chissà se mai riuscirò a tornare a ruggire come un tempo. Chissà se mai riuscirò a tornare agli albori. Chissà. Se qualcuno ha esperienze a riguardo, soprattutto gloriose, in cui ha vissuto qualcosa di simile e poi è riuscito a ritornare agli albori, me lo facci sapere, perché mi rincuorerebbe. Ma saranno ben accette anche le testimonianze di chi magari da questa situazione si sarà ritrovato tutta la vita a dover fare a meno del peperoncino. Se questo dovesse essere il mio caso, però, lo dico fin da subito, non smetterò certo di coltivarlo, o meglio, proverò a non smettere di coltivarlo, a meno che la cosa sfoci in un'allergia pesa, perché comunque non esisto soltanto io. Il peperoncino che posso coltivare può, i semi possono diventare utili per qualcun altro. Ok, prendo un altro pochino. Subito. Io che volevo solo soffiarmi il naso. Allora, ok, ci sono. Sono carico. Dove ho messo la ciotola? Attimi di panico e spero di ironia. Con il naso che mi gocciola in maniera ostica. Ok, man. Come on. Giusto un altro pochetto. Un ostinato Tofaz a insistere. Mi raccomando, non fatelo a casa, per favore, perché veramente il rischio di star male è alto e quando ti si chiude la gola la cosa non è divertente. Dovrei utilizzare almeno una maschera, oppure fare questo lavoro immerso in un liquido, tipo frullarlo in acqua. Ci vorrebbero delle precauzioni per fare questa roba qui, ma oggi, boh, oggi, cazzo, bisognerebbe anche stare zitti per evitare che dalla bocca entrino importanti particelle di peperoncino. Ma io ho fiducia che riusciremo a compiere il lavoro. Sono molto triste per aver perso la mia vigorosa capacità di reggere il peperoncino. Ho fatto troppo lo spavaldo in passato. Ricordo una volta
a una riunione di persone interessate all'agricoltura e a ciò che ne concerne, portai un gruppo di persone con cui a oggi non mi interfaccio più. All'epoca portai a uno di questi incontri, portai una bottiglia del mio olio super piccante e con il fare da gradasso al primo pranzo lo misi in mezzo al tavolo dicendo: chi è che si fa sotto? Ricordo che alcuni partecipanti del sud Italia apprezzarono moltissimo e io fui molto fiero perché mi fecero addirittura i complimenti. Altri rimasero veramente scioccati dalla potenza dell'olio e fu come se quest'olio, se questo piccante, fu come se accese gli animi. Ok, inizia a scarseggiare e voglio farmelo bastare, quindi qui incominciamo con una buca sì e una buca no. Il postino. Insomma, si accesero gli animi al punto, cioè fu come, non so, fu come istigare, fu come ebbe l'effetto di una sorta di istigazione. E quell'incontro fu particolarmente litigioso, ricordo. Facciamo così. Questo ultimo tratto lo lascio uno sì e uno no perché mi sono stancato. Adesso mi vado a lavare le mani. Adesso basta. Ho dato. Adesso ho dato. E quindi sì, forse non so, forse questa è la giusta punizione della. È la giusta punizione biologica che mi porta a dire: così impari a fare il gradasso col peperoncino. Basta. Piccolissima carrellata, magari senza la mia ombra in mezzo, sulla quinoa che ho zappettato prima per la prima volta. Una zappettatina e una rincalzatina. E niente, qua ho piantato un po' di calendule, un po' qui un po' là, calendule, cipolle egiziane. Adesso richiudo il solco e basta, e poi mi soffio il naso dopo essermi lavato le mani perché ne ho bisogno. Bacetti, ti voglio bene.